Buonasera, siamo qui con Sean Hall e Max Taurino dell'associazione Fermento che ci parleranno del nuovo progetto nato all'interno del bocciodromo di Vicenza che è Fucina Bocciodromo. Che cos'è Fucina Bocciodromo? Beh, insomma, Fucina Bocciodromo è questo nuovo contenitore all'interno del bocciodromo che si vuole occupare di cultura. È stato individuato all'interno del bocciodromo come elementi di cultura il cinema, i libri, il teatro. La musica è esclusa per il semplice fatto che ha già una sua tradizione all'interno del bocciodromo, nei sabati, nei venerdì, e ha un suo percorso culturale. E mentre Fucina Bocciodromo viene fatta il giovedì. E quindi 2 giovedì al mese c'è un cineforum che si chiama Cine Sfizio, che se ne occupa Loris Fuschillo. E c'è un giovedì al mese che si occupa di presentazioni di libri, fumetti e quant'altro per l'editoria, e se ne occupa Chiara Spadaro. E un giovedì al mese c'è Fucina Fermento. E Fucina Fermento quindi nasce dall'incontro dell'associazione Fermento con il Bocciodromo di Vicenza. Quando nasce l'associazione Fermento e di cosa si occupa? Allora, dunque, Fermento nasce all'incirca 3 anni fa ed è un'associazione culturale che si occupa principalmente di teatro. Si occupa molto dell'organizzazione di rassegne teatrali. Abbiamo 2 edizioni all'attivo al Teatro Cinema di Primavera e quest'anno invece Fermento approda al Bocciodromo per organizzare quella parte teatrale che al bocciodromo ancora, insomma, è un po' lenta a partire. E in cosa consiste il progetto teatrale che state portando qui al Bocciodromo, che diciamo si chiama Fucina Bocciodromo, nello specifico Fucina Gulliver, in quanto lo spettacolo su cui state lavorando sono i viaggi di Gulliver? Allora, in realtà Fucina Fermento è il nome che abbiamo dato alla compagnia teatrale che vogliamo far nascere tramite questo progetto, che ogni anno si declinerà e chiamerà in modo diverso a seconda del testo che decideremo di lavorare. Fucina Gulliver è l'hashtag, nonché il nome del progetto di quest'anno, perché quest'anno lavoriamo con i viaggi di Gulliver. Come mai avete scelto questo testo? Ci serviva un testo che fosse conosciuto ai più e che, siccome quello che cerchiamo tramite Fucina Fermento è rivalutare e ringiovanire il rapporto fra il pubblico e il teatro ed esplorare anche nuove possibilità che il pubblico può avere con il teatro. Per cui abbiamo deciso di far partire Fucina Gulliver per avere un testo su cui lavorare in cui la gente si potesse sentire a suo agio, pur non conoscendo i dettagli del libro, ma semplicemente conoscendo a grandi linee la storia. Perché? Come lo lavoriamo questo testo? Lo lavoriamo tramite Twitter. È una scelta particolare, strana, che abbiamo deciso di fare, ma settimanalmente noi proponiamo dei temi e dei capitoli del libro, per cui invitiamo alla lettura del libro e alla proposta di materiale scritto, audio, video tramite Twitter. Tutto quel materiale noi lo raccogliamo settimanalmente e tramite il materiale creiamo la drammaturgia e il copione dello spettacolo che proporremmo alla fine dell'anno. Quindi diciamo ciò che rende particolare il vostro progetto è l'interazione che state cercando di creare tra il pubblico, e voi. Sì, il pubblico nel nostro spettacolo è drammaturgo e regista.
della parte di regia non avevamo ancora parlato, perché il secondo giovedì del mese è dedicato proprio alla messa in scena in atto su questo palco da parte degli attori, che durante il mese organizzano un'improvvisazione mirata, organizzata, la presentano al pubblico in sala, il pubblico in sala ne discute e dà la propria opinione registica, diciamo, tra virgolette, dicendo cosa andava, cosa non andava, cosa gli piaceva, cosa non gli piaceva, e cambiando magari alcuni aspetti, il ritmo, il movimento, una velocità, un'intensità, se andare da una parte all'altra, dall'altra. Gli attori in tempo reale fanno quello che il pubblico gli chiede. Alla fine della serata noi avremo quella parte di testo che abbiamo lavorato, in cui la regia finale non sarà più come l'improvvisazione iniziale, ma sarà strutturata come il pubblico ha deciso che doveva andare, e a quel punto rimane fissata come quella sera il pubblico ha deciso. Alla fine tutti questi giovedì, perché ogni giovedì lavoriamo un quarto d'ora fondamentalmente di scena, alla fine dei 4-5 giovedì in cui incontriamo il pubblico, 4-5 mesi, noi avremo un quarto d'ora, un'ora e un quarto più o meno di spettacolo fatto. A quel punto quello spettacolo è pronto e può andare teoricamente, possibilmente in una ipotetica tournée, come spettacolo scritto dal pubblico su Twitter per la regia del pubblico che è intervenuto. Allora, ricordiamo i canali su cui la gente può scoprire Fucina Bocciodromo e Fucina Fermento. Quindi la pagina Facebook Fucina Bocciodromo, su cui troveranno tutti gli eventi riguardanti il cinema, il teatro e i libri. E per quanto riguarda invece Fucina Fermento in particolare, il sito fucina.fermentoforum.it e l'account ufficiale del progetto Fucina Fermento su Twitter è @FucinaFermento. Bene, allora vi invitiamo a seguire il progetto dell'associazione Fermento e di Fucina Bocciodromo. E adesso vedremo un po' di prove spiando i ragazzi di Fucina Fermento. Arrivederci. Arrivederci. Sono qui, capitano. Che c'è? Coraggio. Da voce alla ciurma. Che si diano da fare. Forza, forza. O qui cogliamo a picco. Avanti, presto! Forza, ragazzi! Forza! Fate cuore! E voi là, imbrigliate la vela maestra! Attenti al fischio del capitano! Ventaccio cane! Soffia sei polmoni! Soffia! Fino a scoppiare! E là Nostromo, mi raccomando! Attenti alla manovra! Il capitano, dov'è il capitano? E voi, tenetemi sotto coperta! Il capitano! Dov'è il capitano? Ma non lo sentite? È via dalla tolda che ci sta intralciando la manovra! E voi, il vostro posto è giù, sotto coperta! Finché restate qui, date solo una mano alla burrasca! Ehi, bravo uomo, state calmo, per favore! Ditelo al mare di star calmo! Fuori! Fuori! A quest'onda ruggente importa poco il titolo di re! E ora lasciateci lavorare in pace!